Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video faremo un unboxing di un NAS prodotto da QNAP. Parlo del TS231, che qua potete vedere la confezione, un NAS Dual Bay prodotto per le piccole aziende o le utenze domestiche. Questo qua è un NAS dotato di processore ARM Cortex A9 Dual Core operante alla frequenza di 1,2 GHz. È un NAS dotato di 512 MB di RAM, quindi non un quantitativo di RAM molto elevato, che però ha delle specifiche tecniche molto interessanti. Perché? Perché è uno dei pochi NAS attualmente ad avere ben tre porte USB 3 che ci garantiscono il trasferimento di file e il backup dei nostri file ad alta velocità. È dotato di una porta SATA inoltre. E cosa ancora più interessante, è dotato di supporto al link aggregation e port trunking, grazie alle due porte LAN RJ45, ed è un aspetto che solitamente si trova all'interno di prodotti di fascia più elevata. È un NAS che si assesta sui 200-220 euro circa, dipende dove lo acquistate ovviamente, e vi lascio dunque alla parte inerente all'unboxing, dove potremo vedere appunto cosa contiene questa bella confezione. Solo dopo però avervi ricordato che nella descrizione qua sotto del video troverete il link alla recensione completa di questo prodotto, dove troverete, a parte numerosissime immagini e descrizioni dettagliate del sistema, ma anche i test relativi alla velocità di trasferimento sia con una porta LAN classica che in modalità link aggregation. Detto questo, vi lascio la seconda parte del video, un saluto. Ecco dunque cosa troviamo all'interno della confezione del QNAP TS231. Ovviamente troviamo il NAS, il cavo di alimentazione Schuco e questa confezione di cartone che all'interno contiene un manuale di installazione veloce, dove possiamo appunto vedere come installare i dischi. Spero che si veda la telecamera, sì. Come installare i dischi e come inizializzare il prodotto, andando dunque sulla pagina start.qnap.com. Mettiamolo da parte. Troviamo una bustina contenente le viti per serrare i dischi all'interno dei bay, due cavi LAN RJ45 per le altrettante due porte che troviamo sul retro di questo prodotto. Adesso andremo a vedere, e l'alimentatore di corrente del nostro NAS. Andiamo a vedere quindi più da vicino come è fatto il TS231. Come possiamo vedere, è completamente bianco, a parte questa banda laterale che troviamo sulla sinistra del prodotto, dove trovano posto dei LED di status per quanto riguarda appunto lo stato del sistema, la LAN, l'USB e i due dischi. Abbiamo il tasto di accensione, un tasto di copia backup al volo e una porta USB 3 comodissima sul frontale che ci permette lo spostamento veloce, un backup veloce dei dati con le nostre chiavette USB 3 o hard disk USB 3. Troviamo dunque i due bay facilmente estraibili, come potete vedere, sono completamente in plastica. E per l'installazione dei dischi dobbiamo utilizzare per forza le viti che troviamo all'interno della confezione, perché non vi sono delle slitte di installazione rapida per i dischi. Reinseriamo dunque i due bay. La parte
laterale è priva di scritte e loghi aziendali. Troviamo questi fori nella parte più avanzata del laterale che permettono l'entrata di aria fresca all'interno dello chassis, mentre sul lato destro del prodotto non troviamo i fori, ma troviamo questa etichetta che è stata applicata dall'azienda che ci guida, ci dice come fare per appunto inizializzare il nostro prodotto. Come abbiamo detto, andare su start.cuna.com, oppure se abbiamo un smartphone Android piuttosto che un iPhone o un iPad, possiamo leggere il QR code e inizializzare automaticamente il sistema. Sul retro abbiamo la ventola in estrazione. Trovano posto le due porte Laner J45 che supportano link aggregation, port trunking e vari tipi di port trunking. In realtà li andremo a vedere poi nella recensione completa che trovate, ricordo, qui nella descrizione del video c'è il link. Troviamo le due porte USB 3 sul posteriore, una porta SATA, il plug per l'alimentatore di sistema, il classico Kensington Lock e le classiche etichette riportate dove sono riportati, scusate, il MAC address e il serial number. Qui nella parte più alta trova posto l'etichetta per la garanzia. Ovviamente, se cerchiamo di aprire il prodotto, la garanzia verrà a mancare. Vediamo se riesco a farvi vedere velocemente un minimo l'interno di questo prodotto. Non so se riuscirò, però possiamo notare che l'interno è completamente in metallo. Questo ovviamente facilita lo smaltimento del calore, della temperatura dei dischi e rende la struttura più solida. Sul fondo troviamo la scheda dove trovano posto i connettori SATA e la ventola in estrazione. Detto questo, io vi rimando alla recensione completa che trovate nel link nella descrizione del video. Da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware è tutto per adesso. Un saluto e alla prossima.